Vogliamo restaurare il guardaroba della famiglia D'Arco, 100 capi autentici realizzati a partire dal 1800. Dona ora per far rivivere questo patrimonio di arte e moda. Sosteniamo insieme il restauro degli abiti della famiglia D'Arco, testimonianza della nostra storia. Facciamo rivivere questo patrimonio di arte e bellezza. Fantastico. Devo sentire però Romano che io non faccia casino. Preghiamo. Fratelli e sorelle. Grazie, grazie mille. Parla, Carla. Buonasera e bentrovati. Io sono Maria Elena Levoni, faccio parte di Abito e in questo momento in realtà dovevo solo presentare Marina, che è qua appunto perché siamo amiche. In realtà Italo doveva un po' introdurre il tutto, ma Italo sapete, penso che lo conosciate tutti, è un multitasking e in questo momento sta finendo di recitare e quindi vi racconterà poi lui meglio il progetto di Palazzo D'Arco. Io vi racconto un po' com'è nata questa iniziativa. Io e Marina siamo amiche da poco, ma così abbiamo subito condiviso dei sogni in fase pre-Covid, che si sono poi stoppati, come si è stoppata un po' tutta la vita. E poi così abbiamo cominciato a riraccontarci i nostri progetti e quindi mi ha raccontato di questa favolosa scoperta, di questi disegni di Balenciaga. E subito, facendo parte di Abito, mi è appunto venuto in mente di raccontare questa scoperta e di condividerla con gli amici di Abito. E poi abbiamo messo insieme tante forze, che sono appunto gli amici di Abito, gli amici dei musei mantovani, e abbiamo collegato a questo progetto, vedo Italo in lontananza, ecco, a questo progetto di recupero degli abiti della contessa D'Arco, che Italo, se gli diamo il tempo di arrivare, di mettersi a nudo, ci racconterà. Ecco. Reduce dal Grande Fratello. Intanto presento Italo. Italo è il nostro presidente di Abito, presidente degli amici dei musei. Allora, ce l'abbiamo visto il video. E sì, questo. Grazie, scusate, ma purtroppo il teatro oggi era in ritardo. E quindi da un palcoscenico all'altro. Penso che abbiate visto i due video di lancio del nostro progetto e naturalmente come amici di Palazzo Te e come Abito abbiamo deciso di promuovere insieme, congiuntamente, grazie a questa straordinaria opportunità che ci è data appunto da Marina e dal maestro Riva, una ulteriore riflessione sulla storia della moda del costume, cogliendo naturalmente uno dei grandi nomi
della moda internazionale, dei grandi protagonisti. Nel 2017 decidiamo nel Museo di Palazzo d'Arco che il tessuto ha un significato, ha un valore esattamente equivalente al tema pittorico, al tema decorativo, al tema dell'ebanisteria, al tema degli argenti, al tema delle porcellane. E da quel momento iniziamo un percorso che quest'anno è arrivato appunto alla creazione della sezione di storia della moda e del costume del Museo di Palazzo d'Arco, che ha un fondo di 232 pezzi appartenenti alla famiglia d'Arco, che entrano in una iniziativa di restauro e di valorizzazione, che però sarà aperta naturalmente in futuro anche a donazioni che arriveranno e che potranno arrivare naturalmente, visto che metteremo a norma uno spazio apposito che scientificamente, tecnicamente conserverà il tessuto, uno dei materiali più deperibili che possano esistere. La nostra visione è quella della storia della moda del costume. Esistono musei in Italia, pochi devo dire, e in quest'area lombardo-veneta, noi siamo naturalmente all'est della Lombardia, dobbiamo solamente considerare una grande realtà che è a Milano, al Castello Sforzesco, e il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia. Ecco, noi ci collochiamo a metà strada da un certo punto di vista, sotto profilo logistico, ma con l'idea di offrire un servizio, quello della conservazione di queste testimonianze. Noi siamo convinti che le testimonianze del passato, l'arte del passato vada conservata nei musei, che sono di fatto l'unico luogo dove, naturalmente aperto al pubblico e con una intenzione di valorizzazione, si può conservare la memoria. E quindi abbiamo pensato di dedicare a questa sezione un grande progetto. La conferenza di questa sera, la presenza del maestro Riva, la presenza di Marina e naturalmente in collegamento da Parigi anche la presenza di Monsieur de Massé, ci dà modo di riflettere sul valore, sul significato e sull'importanza della storia della moda e del costume. Grazie. Vengo qua, assolutamente. Volevo presentarvi Marina Pizziolo, che è una storica dell'arte, una curatrice d'arte. È stata presidente della Fondazione d'Arte della Treccani, del Comitato Scientifico di Corrente, e ha curato numerose mostre in luoghi molto prestigiosi come la Triennale di Milano, il Museo, il Palazzo Reale, il Palazzo Strozzi a Firenze. Attraverso collegamenti e incontri, appunto, certo, si trova ora a curare questa preziosa scoperta insieme al suo socio Romano Ravasio, e ci racconterà questa storia insieme a Lorenzo. Parlando di musei, sono qui. Quindi partiamo. Benissimo. Mi sembra spento. No, funziona. Funziona, perfetto. Allora, innanzitutto, come mai questo titolo inglese per una collezione di disegni di Cristobal Balenciaga, che era originario dei Paesi Baschi e che poi ha lavorato a Parigi? E il titolo, The Glamorous Fifties, nasce dal fatto che l'anteprima di questa collezione l'abbiamo presentata qualche giorno fa a Miami, il giorno della festa di Halloween, nella cornice sontuosa del Fontainebleau, l'hotel forse più iconico di Miami, abbiamo presentato questa eccezionale scoperta. Quindi ecco, ci è piaciuto conservare questo nome ormai, che qualifica d'altra parte il tono di questa collezione, i meravigliosi e fantastici anni 50. È una bella storia quella che vi stiamo per raccontare, una storia che si snoda tra Parigi e Milano, tra due grandissimi couturier, da una parte Cristobal Balenciaga e Lorenzo Riva, che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Preghiamo. La regista Ilaria Gambarelli ha dedicato a Lorenzo e a Luigi Valietti, suo collaboratore, che abbiamo il piacere di avere in sala con noi questa sera, (applausi)
un film che ha già vinto vari premi, è stato presentato a varie rassegne da Milano, Parigi a Los Angeles, e mi sembra la migliore introduzione al personaggio Riva, questo, partire proprio dal trailer di questo film. Sai perché ho accettato di fare il film? Sì. La regista è spagnola. Ah, vedi, ecco. Per caso. Giusto, tutto alla fine c'è sempre la quadratura del cerchio, come si suol dire. Lorenzo Riva è iniziato giovanissimo, a 18 anni aveva già aperto il suo primo atelier, innamorato delle donne, della bellezza. Figlio di un'indossatrice. Figlio di un'indossatrice, quindi aveva proprio respirato la bellezza della moda in casa, fin da bambino. E comunque proprio da bambino disegna il suo primo abito da sera ed è subito straordinario, subito un successo. Tant'è che si avvicendano, la stampa si accorge subito di lui, comincia a celebrarlo. E personaggio irrequieto, comunque fantasioso, come potete vedere ancora adesso, non si è ancora acquietato. Negli anni 70 va a Parigi e inizia una grandissima avventura, lavora per le più grandi case di moda, finché nell'81 e 82 arriva alla Maison Balenciaga, che dirige per 2 anni, creando 4 stagioni, 4 collezioni. È un grandissimo successo, ma il nostro Lorenzo è intemperante, le cose, purtroppo dopo la morte di Balenciaga la Maison ha avuto un periodo di down, quindi ci sono stati degli avvicendamenti di proprietà che non sono stati accolti bene da Lorenzo, che ha deciso di tornarsene a Milano, apre la sua casa di moda, comincia a dedicarsi agli abiti da sposa, che da allora diventeranno la sua specialità. Le sfilate di Lorenzo Riva finivano sempre con il sogno di questi magnifici abiti. Purtroppo sì. Purtroppo sì, come tanti matrimoni anche. E quindi questi meravigliosi abiti da sera. E dopodiché è tutta una scalata al successo, Milano Collezioni, Roma, passa dall'haute couture, poi al prêt-à-porter, arriva a New York a presentare una collezione favolosa che farà epoca. Sai che ho presentato le mie collezioni in Kazakistan, in Italia non sapevano cosa fosse il Kazakistan. Ecco, tanto per dire. E ho vestito tutta la famiglia di Nazarbayev, la moglie e le 3 figlie. Ecco, tanto, ecco, sentire, ascoltare Lorenzo Riva e ogni volta veramente sfogliare il libro della storia della moda italiana, dell'alta moda italiana nel mondo. E da allora, dopo Nazarbayev, sono passato a Kiev, dove ho vestito Miss di allora, Natasha Bakai, che è stato il matrimonio più di lusso che io ho fatto. Incredibile. Gigantesco. Incredibile. E quei matrimoni, in effetti, ci proiettano in una dimensione, in una diversa dimensione. Grazie. Dimensione del lusso. E tra le donne che ha vestito Lorenzo Riva, lui ne ha citate già qualcuno, a me piace ricordare Isabella Rossellini, Penelope Cruz, Whitney Houston, Ivana Trump. Tutte. E tante, tante altre. La divina cantante, ho fatto 18 capi per una stagione sola, che ha messo, stupendi. Fantastico. Whitney Houston, peccato che me l'hanno fatta fuori. Era di una bellezza spaventosa. Ed era una... Ecco, quindi vorrei... Vorrei introdurvi quindi con questo trailer... Il trailer del film che sarà nelle nostre sale. Maestro Luigi, che cos'è per voi la moda? Una cosa da ridere. Il titolo che gli ha dato la regista. Luigi? La moda è uno stato di essere, non è una tendenza, non è seguire quello che è di moda in quel momento. La moda è personalità, carisma e classe, eleganza. Sono qua. Perché come devo essere? Tu sei molto chic. Sembra un prete.
No, perché voglio essere diverso come sempre dagli altri. Anzi, ti dirò che sono venuto messo una maglia. Cosa vuoi più di così? Tu sei molto scivolato. Avrei cambiato la scarpa potentemente all'altro Pams. Se ce l'hai. Vabbè, intanto rimango così, poi vedrò. Come vuoi tu? Per me, vabbè, ci vediamo poi. L'ha data la regista e non l'ho scelto io. Questo è un film che io ho avuto il piacere di vedere e vi assicuro che è pura poesia, perché questa Ilaria Gambarelli è stata capace di, intanto ha seguito per 2 anni, è diventata l'ombra di Luigi e di Lorenzo per 2 anni e quindi ha colto veramente il loro modo di vivere, il modo di vivere la moda. È riuscita a trasmettere veramente che cosa significa vivere nel mondo dell'alta moda e vivere per la moda, come ha fatto Lorenzo e Luigi per tutta la vita. Un artista che non ha finito di operare, tanto questo, ecco, per mostrarvi qualcosa, questo è l'ultimo festival Venezia. Del cinema a Venezia e questa è Nicole Macchi che indossava un abito di Lorenzo Riva. Taglia 36 e lì ballava un po'. Incredibile. Quindi Cristobal Balenciaga, ecco Italo, scusami ma non abbiamo avuto il tempo di aggiornarci, ma vi parlava di un collegamento da Parigi che avrebbe dovuto aver luogo adesso con Gaspard de Massé, che è curatore dell'archivio Balenciaga, che purtroppo ha avuto un contrattempo, quindi non ci potrà seguire, speriamo che ci possa raggiungere in un'altra occasione. Ho già avuto modo di incontrarlo perché quando gli ho parlato di questa straordinaria scoperta della collezione raccolta dal maestro Riva, si è subito precipitato in Italia e ne ha preso visione e ha veramente accolto con grande emozione questa scoperta. Chi era Balenciaga? Ecco, vorrei, prima di entrare nel vivo della collezione, trasmettere una presentazione di questo personaggio. Eccolo qui. Eccolo qui. Bellissimo, bellissimo uomo, nato nel 1895 nei Paesi Baschi. La sua è una carriera sfolgorante. Un'altra volta sembra che la moda la si respiri, è proprio un modo di essere, più che non è un mestiere che si impara, ma è proprio, diventa una capacità innata di coniugare la bellezza al corpo femminile o maschile e comunque a costruire qualcosa che deve proiettare la bellezza attorno. Balenciaga è un rivoluzionario. Questo, allora, premetto, io come storica dell'arte non mi sono mai occupata di moda, non sono una storica della moda. E sono entrata con stupore nello studio di questo personaggio perché per me la moda, scusatemi, è sempre stata un'arte secondaria. Io ho scoperto invece... Invece ho scoperto di sbagliare perché artisti come Cristobal Balenciaga dimostrano che veramente la moda è una forma d'arte a pienissimo titolo. Ma ti dirò di più. Lui a 17 anni ha fatto il primo abito. Io il mio primo l'ho fatto a 11 anni. Ecco, quindi ancora prima. E Balenciaga cosa ha di straordinario? Cosa ha avuto di straordinario? Guardalo. È riuscito a interpretare l'abito come architettura. Quindi, come sì, vedete, ha creato è svincolato completamente il vestito dalla... Intanto il corpo della donna l'ha liberato, non è più una donna costretta nelle guépière, ma crea questi abiti che sono in effetti delle sculture attorno restando, al corpo. Restando nell'urso e nella loro scultura, a differenza di Mademoiselle Chanel di Coco, che lei dall'urso, che non ha vissuto... ha portato subito la Madonna per la strada. Ah, giustissimo. E questo è un fatto, la differenza è là. Giustissimo.
E Balenciaga ha creato, soprattutto negli anni 50, che sono il suo periodo d'oro, dei vestiti che hanno fatto la storia della moda. Tanto guardate quanto sono avanti la morbidezza di queste linee, la capacità appunto di liberare il corpo della donna, perché era da poco finita la guerra. Le donne in tempo di guerra avevano sostituito gli uomini, erano entrate nel mondo del lavoro. Vedi la Chanel, quando si è presentata negli anni 50, ha presentato la collezione, ha fatto flop. E allora da New York hanno chiamato e gli hanno detto: in un mese e mezzo rimetti in piedi tutto. E ha cominciato con queste cose dégagé, le camicettine, i taglierini di jersey, di maglia. Tant'è che lei ha aperto l'atelier quando il famoso tessutaio di Parigi gli ha detto: io ho un magazzino pieno di tessuti di jersey, cosa me ne faccio? E lei gli ha detto: a quanto me li vende? A 2 franchi. E lei fa: te ne do uno e porto via tutto. E ha portato via tutto e ha cominciato a fare il prêt-à-porter, però era un prêt-à-porter, come piace a me, di lusso. Perché per esempio diciamo Balenciaga, ma Balenciaga sono in questi ultimi anni che viene conosciuto. Io l'ho scelto perché era esclusivo, perché era unico, tant'è che a Parigi ho vissuto nel lusso più spropositato, perché poi rappresentavo Balenciaga davvero. Quando poi Balenciaga è stato rivenduto, ancora, io non ho accettato la direzione di questo signore Deutschmann e sono ritornato in Italia. Avanti. Ecco, infatti mi diceva prima Lorenzo che appunto questo suo amore per il lusso, che d'altra parte ovviamente per chi ama la moda, lusso e moda sono un binomio... Signora Bruna, cosa ne pensa lei? Indissolubile, sono un binomio indissolubile. E quindi proprio per questo mi diceva che il suo motto dovrebbe essere quello che... condivido anch'io, e sono le ultime parole che disse Oscar Wilde sul letto di morte: muoio al di sopra delle mie possibilità. Perfetto. È una cosa alla quale effettivamente bisogna mirare. Comunque, Balenciaga inventa un nuovo... ecco, questo vestito, ecco, vedrete, questa è una dominante di tante sue collezioni, questi cappelli. Il cappello crea effettivamente una specie di spazio ideale che all'interno della quale la donna rimane incastonata. Non dimenticate che mia mamma, prima indossatrice italiana di Meravigliosa Torino, mio papà cappellaio monzese. Ah, ecco, quindi infatti quindi e cappelli... per me la donna, se porta il cappello, io ho solo un paio di donne mie belle, di una 60ina d'anni che ne dimostrano 50, che quando si vestono vogliono anche i cappelli. Io esco molte volte con questa mia amica, che è una dottoressa psicologa, che per uscire dal suo pesante lavoro si veste con i miei abiti, ha delle cose stupende e ha sempre questi cappelli. Bellissimo. O piccole toque di velluto con la velette, o larghi da estate, ma lei porta ancora il cappello, perché lei dice sempre: la donna senza cappello è comune. Ed è vero, eh? È verissimo, direi che è una grande lezione di stile per tutte noi. Tant'è che noi le indossatrici che usiamo, in generale sono laccate, tirate, invece adesso, se tu le vedi sulle passerelle, sono molto Barbonation, perché tutti questi cappelli che volano di qui e di là, che fa molto Barbon City. Poi vedete da voi. Ecco. Comunque appunto, ecco, vabbè, queste sono un'immagine straordinaria degli anni 50, la bellezza di questo cappello. Sai che l'ho conosciuta? Allora. Perché a Monza aveva un negozio d'antiquariato. Ah sì? Sì. Questa era una modella famosissima. Io l'ho vista molto avanti con l'età, però dico: Madonna, che bella che cammina, che mi ricorda un po' Aline, era lei. Ah, era lei. Pazzesco. E lei aveva già quasi 80 passanti. Ecco... chi ha vestito Balenciaga? Vabbè, Grace Kelly, un abito meraviglioso che indossava. La duchessa di Windsor. Questa è Ingrid Bergman nell'indimenticabile Anastasia. Tanto... Io ho fatto tempo a vestire Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, okay. Quando si è litigata con Givenchy, che era il numero 7, ha attraversato la strada e è venuto al 10. Il numero 10 da me. E ha scelto subito le scarpette basse, perché in quella collezione io ho fatto scarpe a terra, piattissime, un po' Roger Vivier, ma riviste ancora di più. E lei amava le scarpe, perché col tacco a spillo sembrava una battona. Purtroppo lo sapeva anche lei, e lo diceva. Vai avanti. Allora, questo è un abito di Balenciaga che ha fatto epoca. Scusate,
il vestito sac. Ecco, tanto quando si diceva di inventare un vestito che diventa architettura. Ovviamente erano abiti percepiti già all'epoca come strani, molto all'avanguardia. Assolutamente. E infatti vi propongo questo filmato d'epoca che fa capire in effetti qual era, come erano percepiti. Ecco, questa è una donna, è in spagnolo con sottotitoli in inglese. Hola. Ma le immagini parlano da sole. Adesso abbiamo solo ragazze con i coscioni nei jeans strappati. La falta, la gonna. Falta. No, no, facciamo vedere un attimo. Sì, è già finito. Vedi, per esempio, si parla di prêt-à-porter, che a me non piace, però se io vedo una donna come Lady Bruna, io vado subito a vestirmi da lei, perché lei ti dà l'immagine del suo prodotto e lei sa scegliere dalle collezioni il meglio. Bellissimo. E me l'hanno detto tutti, sai, anche quando ho chiesto di te mi hanno detto ha una collezione di abiti di varie grif, però scelte da lei. Infatti quando ti ho visto stasera sono svenuto. Ma perché sei una donna di una classe e io penso che le ragazze che vengono da te hanno capito qualche cosa. Le signore di Balenciaga verrebbero da te, quelle di lì, dell'epoca. Quelle aggiornate e moderne, perché tu hai questo tocco moderno. Ecco. Parte dal tuo anello al dito, al tuo taglio di capelli e quello che è su. Ecco. Beh, dopo andate dalla Bruna perché merita. Notare che si sono conosciuti questa sera, quindi è proprio stata una folgorazione. No, ma perché io ho visto le bottegaie, sono sempre proprio un po' da Marceo Plus. Lei è una lady, tu sei una lady, sei una vera couturier, ecco. Quella che non abbiamo più, siete pochissime. Ecco. Ce n'è un'altra presso poco come te, ma meno di classe, che è a Bergamo, che ha una serie di negozi molto belli, però come sei tu, sei, non c'è nessuno. Ecco. Fidati, ecco. Ricordati nelle mie preghiere. Allora, comunque, al di là, Lorenzo Riva non è solo un creatore di collezioni di moda, ma è anche un collezionista. E questo l'abbiamo scoperto recentemente, perché tutta questa storia inizia all'inizio di settembre, quindi poco più di 2 mesi fa. Sia Lorenzo che il Romano Rabasio abitano a Monza, si incontrano e Lorenzo, ballano. E mentre ballavano, Lorenzo racconta di avere in effetti qualche disegno di Balenciaga, perché appunto è riuscito a compiere questo, ecco, noi occupandoci di collezionisti riconosciamo subito quando la mentalità del collezionista è incredibile ed è preziosa. I veri collezionisti sono in grado di compiere degli straordinari salvataggi della memoria. Lorenzo è a Parigi, si rende conto che la Maison Balenciaga non è in acque splendide, questi continui cambi di proprietà, accetta quindi come dono questi disegni di Balenciaga che presidente. Dal presidente. Che, sai che mi chiamava genio, no? Sì, e una mattina dico, presidente, io ho un cartone pieno di schizzi. Ah no, vanno al macero, perché tutti gli altri li hai visti, sono catalogati nel mio studio. E nello studio, che era il salone delle sfilate, tutte le pareti erano rivestite da piccoli lubercoli rossi, di tela rossa, pieni di disegni, quelli che io ho. Dannate che io non ce l'ha nessuno. Infatti, e straordinariamente Lorenzo anche capisce. Anche sono rimasto male quando mi ha detto portali via, ho detto va bene. E mi ha mandato una mia assistente e mi ha portato questa scatola di roba che Romano ha lavato, stirato, pulito, ha tirato fuori l'ira allora, di Dio. Vogliamo offrirvi l'anteprima di sfogliamo insieme uno di questi album che dei disegni che Lorenzo è riuscito a salvare. Maestro Luigi, che cos'è per voi la moda? Una cosa da ridere. Scusate. Luigi? Sì.
la moda è uno stato di essere, non è una tendenza. Non vedo. No, no, aspetta, è successo qualcosa. Prendetela, prendetela. Aiuto. Dov'è il tecnico? No, perché c'è... No, vedi che... Perché è diverso dalla nostra visualizzazione. No, deve venire ragazzo. Guarda che viene lui. Ecco il tecnico. Ecco, se riesci... Perché è partito l'audio di quello precedente... Non muoverti che se non va. Maestro Luigi, che cos'è per voi la moda? Sì, una cosa da ridere. Che ha una visualizzazione diversa. Ah, ecco, benissimo. Perfetto, perfetto, così. Non abbiamo problemi. Benissimo. Ecco. Per me no? Va, si eccolo lì. Guardali lì, che belli che sono. I numeri delle uscite. Rian. Non è regretto di Rian. Quindi vi rendete conto della potenzialità, della bellezza di questi disegni. Il fatto è che i disegni sono veramente tanti, quindi la prima cosa da fare, e qui vediamo al lavoro il team di Art Consulting, io ero dietro le quinte, c'è cioè Romano con le nostre Charlotte Saint-Ger a sinistra, poi Domitilla Massuda e Irene De Laude, che hanno lavorato, sono le nostre junior art consultants, che hanno lavorato per cercare di cominciare a capire che cosa c'è in questa collezione, perché gli album sono veramente tanti e i disegni sono varie migliaia. Voi capite che gestire una collezione di questo tipo presenta una serie di problemi veramente grandi. Perché? Perché innanzitutto orientarsi proprio in una mole così enorme di fogli, di dati, richiede innanzitutto la creazione di una mappa. Quindi il nostro lavoro come curatori in che cosa è consistito? Innanzitutto nella trasformazione, nel passaggio dal cartaceo al digitale. Era importantissimo fotografare uno per uno questi disegni in modo da potersi muovere all'interno di questa collezione con una mappa che ci permettesse di organizzarlo. Secondo fatto, abbiamo messo in campo un progetto di restauro, collaborando con uno studio di restauro, lo studio Antonio Rava, che è uno degli studi più importanti a livello internazionale, uno studio italiano, che ha progettato il recupero di questi disegni, che sono in buono stato di conservazione, ma ovviamente comunque bisognerà comunque... Poi li ha salvati Luigi. E poi li ha salvati Luigi. Perché io li avevo in una scatola, potevi sbatterla via. Lui li ha recuperati, li ha messi nei vari dossier. E li ha salvati in questo modo. Se no andavano male. Li ha recuperati almeno. Lo può mettere Romano che li ha visti. Li ha messo, infatti, comunque, il progetto che Antonio Rava ha messo a punto è un progetto che non prevede una imbalsamazione di questi disegni, perché non dobbiamo dimenticare che sono disegni di lavoro, disegni che raccolgono la visione prima di Balenciaga, ma poi tutta la trafila del lavoro fino praticamente alla direzione del lavoro di sartoria. Quindi abbiamo previsto un lavoro che consenta una gestione dinamica di questi fogli, in modo che siano consultabili, che siano studiabili. Terza cosa, davanti a una collezione che conta migliaia di disegni, abbiamo pensato a un progetto di gestione con l'intelligenza artificiale, ossia vorremmo in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, la professoressa Rita Cucchiara, che è un'esperta di visione artificiale, deep learning, usare questi disegni come campo scuola per allenare una macchina
a leggere le costanti, gli elementi compositivi di questi disegni. È un progetto affascinante che avevamo lanciato con la professoressa Rita Cucchiara anni fa a proposito di una collezione di Treccani e allora non potemmo portare a termine per una serie di problemi relativi alla gestione del digitale, ma che ormai, sapete, la tecnica avanza molto velocemente e ora finalmente abbiamo il materiale che si presta per questa cosa. Quarta cosa, abbiamo progettato e coinvolto una dei più importanti studiosi dei costumi teatrali, perché all'interno di questa collezione ci sono anche dei rarissimi bozzetti di costumi teatrali, perché Balenciaga lavorava anche per il teatro. Quindi con Denise Wendell Poré, che è una curatrice canadese, abbiamo già la sua collaborazione per approfondire lo studio anche di questa parte. Abbiamo previsto poi una collaborazione con un'alta scuola di moda, un'accademia della moda, perché ovviamente è un materiale splendido per un workshop, perché i ragazzi capiscano che cosa significa, qual è il passaggio dal progetto all'abito di uno dei maestri, forse l'inventore dell'haute couture. Una cosa molto invece attuale riguarda un nostro progetto di trasformare questi disegni in NFTs, ossia... Avete sentito tutti molto parlare in questi mesi, possiamo dire, di non fungible token, ossia di questa nuova forma di opera d'arte che trasforma l'opera digitale per sua natura duplicabile in qualcosa di assolutamente unico, perché garantito e inserito in una blockchain condivisa che quindi impedisce che questo file possa essere duplicato. Abbiamo dei soci canadesi, Artvein, e con loro abbiamo messo a punto un progetto straordinario per cui una serie di designers, ispirandosi ai disegni di Balenciaga, creeranno degli abiti, degli NFTs, per gli avatar che abitano il metaverse. È un progetto molto all'avanguardia e comunque abbiamo, grazie sempre a questi nostri soci canadesi, siamo riusciti a coinvolgere addirittura Alicia Keys, che presterà si farà fare una scansione con il body scanner del suo corpo, quindi creeremo un avatar che indosserà poi uno di questi vestiti nuovi ispirati ai disegni di Balenciaga che appartengono a Lorenzo Riva. In casa, diciamo, perché all'interno della nostra società abbiamo da poco lanciato una casa editrice, abbiamo creato anche un libro aumentato. I libri aumentati sono la caratteristica di questa nostra casa editrice, Edixion, che si muove includendo contenuti multimediali all'interno di opere di libri digitali. E con caratteristiche che si prestano moltissimo a rendere la dinamicità di un progetto come questo. E alla fine di una carrellata che faremo della collezione avrò il piacere di mostrarvi cosa significa creare un libro di questo tipo. Ma ecco, adesso vorrei farvi entrare con me, in effetti, nel vivo della collezione. Io però prima vorrei liberarmi di questa cosa da lato che non mi piace neanche un po'. Chi è? In alto sinistra. È diverso dal mio. Ce l'ho fatta. Basta, fatta. Però ho tornato a capo. Scusatemi, ricominciamo. No, è partito dall'inizio. No, è partito da lì. È l'una di 91. È l'inizio. Scusate. Cosa c'è? Ok, là ci siamo. Allora, scusate, ripercorriamo. Eccoci qua. Disegni. Ci sono dei disegni che hanno delle valenze veramente artistiche, perché sono non soltanto dei disegni di abiti belli, ma sono dei disegni belli, sono veramente delle opere d'arte. Questo, ad esempio, lo trovo veramente straordinario, così come questo. Quindi c'è proprio il tratto e l'eleganza, la resa della dinamicità di un corpo, questa donna vista di spalle e frontalmente, che sono veramente disegni straordinari. Non dobbiamo dimenticare, d'altra parte, che Cristobal Balenciaga è stato un couturier che amava moltissimo l'arte e si è lasciato molto ispirare da grandi artisti del passato. La sua prima casa di moda in Spagna si chiamava Eissa.
E lui andava ad acquistare i modelli a Parigi, che riportava in Spagna e li ritoccava e li riprendeva. E va. Okay. Hai capito? Fantastico. E da Firenze mia, che invece non ho mai voluto prendere da nessuno. Tant'è che questi disegni li vedo adesso e non li ho mai guardati. Infatti, sono. Invece, Balenciaga amava ispirarsi alla moda. Vedete, questa è una delle sue creazioni, ispirata a un lavoro di Francisco Goya. Eccolo lì. Oppure questi vestiti che lui si rifaceva molto alla cultura spagnola, e quindi ecco, questo è un suo bellissimo abito da sera, che ovviamente è la filiazione diretta dai vestiti del flamenco. Oppure questo abito deriva direttamente, c'è una filiazione evidente da questo dipinto di Zuloaga. Questo vestito stupendo da sera, da casa, perché non c'erano queste strane definizioni, ispirato a questo dipinto di Manet. Quindi, e sono tantissime le correlazioni che si possono fare tra le opere di Balenciaga, i vestiti di Balenciaga e le opere d'arte. Straordinario proprio questo, perché è un esempio di come questa collezione di Lorenzo Riva si presti a uno studio dell'opera di Balenciaga e a uno studio dell'evoluzione della moda veramente da 360 gradi. Andiamo avanti. Un'altra cosa particolare che mi piace sottolineare e condividere con voi è il fatto che un'altra testimonianza preziosa della collezione è che testimonia come si lavorava una volta. Ora ovviamente, a parte che i couturier si chiamano fashion designer, a parte che sono diventati poi, si servono di tecnologie avanzatissime, dal body scan ad altre cose, una volta non era così, quindi tutto partiva da un disegno di Balenciaga a matita o a penna, e poi questo disegno veniva riportato con una carta oleata, veniva rifatto un lucido, non so se qualcuno di voi ricorda a scuola quando con il lucido si ripercorrevano i disegni. Non c'erano le fotocopiatrici. Poi con la carta carbone veniva duplicato, perché di un disegno servivano tante copie, perché ci dovevano lavorare in tanti, ci doveva lavorare chi doveva tagliare il tessuto, chi doveva cominciare a imbastire, cioè, quindi doveva essere duplicato e nell'atelier in tanti dovevano avere questi disegni. E quindi è stupendo vedere, o anche qui ad esempio, lo studio di una sfilata. Noi adesso con i cellulari in un attimo riprendiamo, abbiamo un appunto veloce di quello che vogliamo fare. Una volta bisognava immaginare una sequenza e bisognava cominciare a disegnarla. Quindi l'ho fatto io. Siamo negli anni 50 e bisogna disegnare per capire come. Io ho presentato i miei modelli facendo la sfilata. Se tu vedrai un giorno la mia sfilata di Parigi, vedi le uscite con i colori, le cinque uscite, i cinque colori, su queste modelle stupende, su questa musica di Kagemushi, il giapponese, che ha fatto una musica di bacchette di legno. Lorenzo si sta riferendo al video di una sua collezione di Balenciaga, cioè realizzato a Lorenzo Riva, che disegnava. Perché dopo di me, Le Deluge. Infatti, ed è veramente un infatti documento. Infatti lo stilista di adesso, molto ricco perché lo pagano molto bene, fa dei capi da sera in tulle o file, con gli scarponi da montagna foderati di pelo, e c'è la documentazione, tant'è che mi ha dato a dire tramite un tessutaio che vorrebbe conoscermi perché vuole arrivare alla haute couture. Lui ha fatto tanti soldi con le schifezze, però adesso lui vorrebbe essere raffinato, ma se vedete lui, come l'ho visto io, sembra un manovale della stazione degli anni 40, berretto con le parorecchie, gli scarponi, i pantaloni mollacci. Notizia del definisce, che io non posso dirlo, conciato da buttare via. Come può una donna, però sai, si comprano anche l'impermeabile suo con scritto Balenciaga grande così per 5.000 euro. Certo. E la vengi a fare la reclama alla Maison. Credo che ci guardino da Parigi, cominciamo a stare qua. Vero? Vero? Ovvero sia? No, ovvero sia? Ci guardano da Parigi, quindi non diciamo altro. È roba vera, No, hai ragione. Io l'ho visto. Io penso che nessuna di queste signore presenti, giovani o mature,
possano mettere su queste orrende. Signora Bruna, lo compro nell'impermeabile con scritto Balenciaga enorme, e io le regalo invece una mia t-shirt che ho fatto adesso, che ha uno schizzo di un volto di una mia donna in un grande cappello. È qui, è molto bella e piacerà alle donne, la t-shirt da mettere sotto i tailleur. Ecco. Voilà. Ecco, comunque torniamo alla carta oleata. Torniamo alla carta oleata e gli stili. Scusa, no, momento. Le sarte che io prendevo, per esempio le ultime che ho avuto nell'atelier anni fa, venivano via da Valentino, che l'avevano già un po' condannate perché andavano nelle cabine telefoniche con l'originale e ricalcavano sulla carta oleata lo schizzo. Sai quante? Ma credo, Romano, tu abbia incontrato tante copie anche in queste di Balenciaga. Sì, infatti. Sì. O Remus. Questa è la dinamica tra i due. Comunque, un'altra cosa che è particolare, che ci riporta ad altri tempi, guardate, ecco, tanti disegni della raccolta sono pezzi di carta ritagliati e appoggiati e puntati con spilli o incollati su altri fogli. Perché un disegno che era stato ritenuto prezioso, non c'era Photoshop per cui fai una composizione, salvi un elemento, ma dovevi salvarlo. E anche una cosa che mi ha emozionato, vedere come negli anni 50 la carta fosse ritenuta un elemento prezioso. Quindi il minimo pezzetto veniva salvato, veniva recuperato, al contrario di quello che purtroppo siamo abituati a fare noi con la nostra spacciata sensibilità ambientale, che però si manifesta alla fine in una quantità di carta sprecata assolutamente. E quindi anche, ecco, qui vedete una sfilata, un'altra volta la costruzione di una sfilata così attraverso questi disegni. Un'altra cosa straordinaria che offre questa raccolta è il fatto che, proprio perché questi disegni erano dei progetti che seguivano tutto l'itere dall'idea al vestito, c'era il momento di passaggio della scelta del tessuto. E la cosa straordinaria è che questi tessuti, ne abbiamo dei campioni, delle preziose testimonianze appuntate con degli spilli sui disegni. Come si faceva e come si fa? Se tu vuoi, allora, fare la moda. Ecco, intanto questa foto, ecco, uno degli abiti iconici di Balenciaga, vedete che ha in mano la modella, ha un tagliando. Perché ovviamente un numero, perché quando uscivano a sfilare, uscivano portando questo talloncino, di modo che chi era interessato a comprare quel modello sapeva che era il numero 47. Ovviamente. E io l'ho fatto ancora 6 anni fa così. Quindi insomma è una cosa d'altri tempi, ovviamente. Poi i modelli erano one by one, non come adesso, 30 modelli Armani, tutte 30 in pedana. Ecco, quindi. E vedi delle belle cose. Vedete quindi il passaggio dall'abito al disegno, con il pezzo di tessuto che permette di capire e di cogliere anche dal punto di vista tattile l'emozione di quel vestito. Hai visto il numero 55, è l'uscita. Fantastico. E usciva con il numero. Usciva con il numero. Molto bello. E qui perché non facciamo più queste cose? Signore, aiutateci voi. Rifiutate di mettere gli jeans, i jeans con i buchi, le mutande con fuori il culo e tutte queste cose. Basta. Le coscione grosse delle sedicenne di adesso che sono obese. A 16 anni, terribile, io le odio. Qui abbiamo quindi vediamo questi tessuti e ovviamente il disegno, ad esempio se vedete questo disegno c'è scritto, perché Balenciaga scriveva in spagnolo, negro, vuol dire nero, il cappello, poi c'è raso blanco e quindi cominciamo a immaginarci quindi il vestito e poi il rosso della gonna. Quindi l'eleganza di questo vestito rosso, bianco e nero è straordinaria. Lui scriveva sui velluti terziopelo, il velluto è il terziopelo. Fantastico. Vedete poi anche questo, il fatto di far vedere la modella di spalle per mostrare la scollatura. Sì, perché sono disegni che lui non rifaceva. A differenza adesso, se tu vai in una ditta e fai prêt-à-porter, disegni questi abiti e poi mille fotocopie di chi e di là. Ma questi dalla mente sulla carta. Certo. E dalla carta nella mente della premier, la prima d'atelier che eseguiva la carta velina, poi la tela. Tela che veniva provata sul manchè di legno e poi nel primo tessuto sulla manchè viva. Certo.
cioè è fantastico. Questo quindi è il mio lavoro. Il passaggio proprio continuo. È il lavoro della haute couture. Il passaggio continuo. Quindi e nelle scuole di moda non insegnano queste cose. Io sono entrata in una scuola di moda, certo, molto molto nota, e dico posso entrare nella reparto taglio? Entro in reparto taglio, stacco un cartamodello su uno stander e leggo mezzo corpino davanti, che sarebbe giro collo, giro manica, così, mezzo corpino. Era una manica corta, c'era scritto manica corta, presentato dalle maestre come mezzo corpino davanti. E va bene, questi sono i ragazzi che devono imparare da quelle lì. Io nelle scuole di moda non posso andare perché li uccido tutti. Una parte del progetto è già stata cancellata. Come potete... Prima le insegnanti e poi chi va dietro loro. Comunque. Ma per carità, le prime d'atelier sono sempre state strapagate perché erano la messa in pratica della mia mente, capisci? Io al telefono ancora adesso, se io chiamo Aurelia, dico Aurelia, stai facendo qua il modello acqua di chiffon marrone con i bordi di raso, ricamato davanti e scolato di dietro. Poi una cosa, vai su di 10 cm da loro e adagati un po' sui fianchi. Facciamo la prova perfetta, la prova perfetta. Lei mi sente al telefono e non devo andare a raccontargliela. Queste sono le prime d'atelier, che sono quelle che io adoro. Perché le couturier di adesso, le ragazzine, non riescono a farlo, non possono metterti in piedi un modello. Io sono stato in varie ditte, piangere, ma piangere con le lacrime. Perché io mi sognavo il vestito e mi diceva come? Una tizia, bravissima tagliatrice, mi deve tagliare una gonna svieca, che vuol dire un quadrato, angolo e tondo, no? Cinque di questi, cinque cande. No, lei l'ha fatta, è montata a pieghe, era un ventaglio, capisci? Invece che essere queste canne, un ventaglio secco, perché lei faceva pieghe per fare la gonna larga. Ho detto, ma scusa, ma chi ti insegna quelle robe qui? E io ho il libro di modello, va via per piacere, vai via che ti uccido. Ecco, quindi veramente è stupendo, appunto, ecco, ora che avete sentito anche voi dalle parole di Lorenzo quello che io e Romano abbiamo avuto il piacere di ascoltare tante volte da lui, ore. Ecco, è proprio questa l'emozione di questi disegni, ripercorrere un pezzo di storia della moda, veramente la storia della moda di un grandissimo maestro come Balenciaga che ha inventato l'haute couture. E ogni volta qui questo frammento di tessuto aggiunto, questa era l'immagine che abbiamo scelto per la copertina, bello, questo azzurro, effettivamente dà subito l'idea della meraviglia che doveva essere quest'abito, questo che si accende di rosa, il nero di Balenciaga. Ma sai, si parte dagli anni 50 perché precedentemente affascinanti ma non erano così belli. È vero. Hai capito? È vero. Sembrano un po' le midinette, un po' le sciurette. Intanto è vero che io a Monza ho vestito due nuore di una mamma importante che non posso fare i nomi, però questa signora molto potente dice ti porto le mie nuore perché mi hanno portato per l'abito da spesa a Roma e non ho visto che donne perdute vestite di pizzo con fuori le tette. Va bene, dico ma perché lei non va nella tua città natale dove c'è un grande stilista? Per carità, con i suoi tagliorini, con le pensine me ne ha rovinate di taglior, non posso fare il nome. No, perché stiamo accumulando delle denunce. Perché? Non ho fatto nome no, io. No, adesso, e neanche la città. Ma infatti sei stato bravissimo. Ecco, qui ancora disegni, così adesso vado random, ma così presentandovi veramente questa collezione che contiene, come faceva notare Luigi un giorno, è veramente una miniera di idee che potrebbe ispirare generazioni di stilisti, perché tante cose, alla fine, questo è un principio che vale anche nell'arte, tutto è stato detto, però cambia il modo di dire e tutto cambia. Quindi effettivamente queste cose, queste linee, potrebbero essere veramente, diventare il germe di nuove idee. Infatti, perché la moda va avanti in certi modi, come anche nell'arte della pittura. Non c'è qui nella pittura. Qui possiamo mettere una tela bianca, certo, con un taglio, non faccio nome.
Secondo te quello lì con la tela e il taglio è questo? No, sono diversi, però amo anche Fontana, purtroppo. Anch'io lo amo, anch'io ho vissuto quei pittori moderni, però mi hanno tolto dalla mente tutte queste cose, perché per loro erano fasullità. Potrei farti i nomi di chi l'ha detto, eh? Quello e se non venivo via la sera da queste case, tipo la signora Fontana e via compagnia, che dicevo, Madonna, Madonna, tant'è che io ho avuto dei regali molto belli dalla Mimmo Rotella, che si è fatto i suoi dipinti stracciando i manifesti, incollava. Ma quanti finti ce ne sono nel mondo? Adesso Lorenzo affronta il problema dei falsi in arte, quali bisognerebbe veramente parlare per ore. Facciamo notte se cominciamo a raccontare quello che come curatori abbiamo visto in giro per il mondo di falsi. È veramente estremamente avvilente e pericoloso. Io ho conosciuto un falsario fuori dall'Italia, che lui faceva una cosa bella. Prendeva un catalogo, una brochure di un grande pittore e metteva dentro con la stessa stile un quadro nuovo. Quindi non era copiato, certo. Era un'altra creazione che dentro certo. tu lo potevi scegliere, certo. Ma non era copiato, però, un'altra idea però. Con la tecnica del pittore. Ecco, che è ben diverso questo. Vi faccio notare questo disegno. Insieme ad alcuni altri, vedete che c'è una scritta, Londra e un numero. Duchessa di Windsor. Sono dei vestiti. Balenciaga si recava a Londra, ospite della Duchessa di Windsor, la mitica Wallis Simpson. E creava per lei il suo guardaroba. Quindi anche questo datato Londra 1951. Ma dentro lei ci deve essere anche un foglio con i conti che lei pagava. Sì, ci sono delle cose. Ecco, una cosa stupenda della collezione è che non è soltanto disegni, ma è molto di più, perché ci sono gli schizzi che Balenciaga faceva. Lui adorava, ad esempio, arredare case, quindi ci sono gli schizzi dei mobili molto spagnolo, che lui disegnava. Molto spagnoli. Molto belli. Oppure i packaging dei profumi. Sì, il packaging dei profumi. Le Dix di Balenciaga, che sarebbe il 10 di Avenue Georges V. Le Dix, buonissimo. Incredibile. Poi ci sono addirittura dei conti, per esempio, non so, andare a consegnare questo vestito alla tal signora, sì. Il numero di telefono, è tutto quello che una abbiamo serie con di. Noi. Oppure, non so, c'è un documento eccezionale con i nomi dei giornalisti che si dovevano occupare degli articoli di moda in occasione di una sfilata. Quindi, come no? In effetti sono documenti preziosi. E poi semplicemente la bellezza, degli anni 50, anche questo è un disegno che adoro, perché proprio un'altra volta questo spazio. Posso dirti, prego. Quando sono scappato da Parigi, perché la PR di allora, questa viscontessa con il cognome che sappiamo, era il braccio destro di Monsieur il Presidente, che mi detestava. Mi accompagna a un ricevimento per prendere il premio, non io ma di un altro sarto francese, dove Monsieur era il testimone, che mi accompagna con, attenta, giacca Chanel, gonna Dior, camicia Givenchy, scarpe Roger Vivier, borsetta mia, grande incinta. Ho detto, ma viscontessa, ma che cavolo fa? Io non esco da lei, mi accompagno in Messico per la sfilata, bardata con le stesse robe di uno. Lei si bardava tutto, perché poi prendeva le robe, capisci? Con tutti gli stracci degli altri. L'unica volta è stata l'ultima stagione che sono stato lì, lei andava a un galà, io gli ho fatto un abito che era un top di velluto rosso fucsia, una gonna di file moiré verde, sì. E tutto il volant verde al collo. Torna il giorno dopo e mi fa, credo di non averla capita San Lorenzo, perché ho avuto un successo enorme. Dico, se lei cominciava un po' prima, io non andavo via da qui, invece la lascio qui nella sua fogna e me ne sono andato. È incredibile. Ecco ancora questi splendidi cappelli, ecco i costumi teatrali cui vi accennavo. Però questi... vedi, tu stai facendo una lezione di moda, perché queste cose non le fanno nelle scuole di moda? Fanno vedere solo i vari stilisti di prêt-à-porter. È vero, perché sono... Non posso dire il nome, ma
Ecco, Luigi ride già, perché sa cosa dire io di questi stilisti, che ha fatto un sacco di soldi. La bambina di 5 anni porta l'abitino loro della linea Baby, 5.000 euro, la portana vestuta di pizzo nero e la rosa rossa nei capelli, 5 anni. Avete già capito chi sono, no? Ecco, signora guarda, Bruna, lei ha capito, vero? Guardate invece l'eleganza di questo disegno, l'attualità di questo bianco e nero. Veramente straordinario, straordinario. Abiti da sposa, ecco, anche Balenciaga ovviamente. E ha fatto le regine più belle. Ha fatto degli abiti favolosi. E nella collezione ci sono dei disegni fantastici proprio di questi, abiti da sposa. Un'altra donna nobile, Claude de France, che mi ha cercato per il suo secondo matrimonio, per il primo l'ha fatto Balmain, che era magnifico. Poi ha scelto da me, come mi vedi, per il secondo matrimonio, un sari rosso e oro, e gliel'ho fatto. Stupenda. Quando i miei amici mi hanno detto, ma chi è lei? Dico, Claude de France, che cosa? Sì, è mia amica e si è voluta vestire da me. Voilà. Fantastico, fantastico. Poi abiti da sera incredibili, veramente... Ma infatti, sai, che affascina, no? Sono sempre Rove Cocktail, Rove de Soir, Rove de Mariage. Il petit tailleur e giù di lì, noi li facevamo. Per esempio, ricordo i miei tailleur di tweed, bianchi e neri, piccola giacca corta, gonna godet, estola e berretto. Tutto in tweed. Voilà. Allora, diciamo che abbiamo già capito, ragazzi, che servirà una seconda sera con i disegni di Lorenzo. Perché ci ha fatto venire una voglia incredibile di vederli. E ecco, questa è una delle stranezze che c'è in collezione, che ci è sembrato estremamente attuale, visto i tempi che stiamo vivendo. Hai visto la maschera? Quindi Balenciaga aveva già immaginato forse questo nostro doloroso presente, però era riuscito un'altra volta a viverlo con stile. Comunque. Ma sai perché, Marina? Perché noi creatori di moda, chiama la haute couture o meno, la moda, noi siamo molto avanti e sentiamo le sensazioni, tant'è che nel Prêt-à-Porter ero talmente avanti che quasi quasi non li vendevano, hai capito? Certo. Se invece avessi fatto le la puttanella di vestita di pizzo con la rosa rossa, vincevo il premio, hai capito? Purtroppo Lorenzo dice qualcosa di vero. Ragazzi, come tante cose. Mi raccomando, domani stracciare tutti i vestiti, si va dalla Bruna, comprate anche le svendite, perché le svendite di Bruna valgono molto. Lei te li dà perché è stufa anche di averli per i piedi, ma voi avreste dei bellissimi abiti. Poi tu paga me le royalties. Ecco, vorrei concludere con questo, presentandovi questo libro, come vi accennavo. Abbiamo da poco lanciato una casa editrice, Edixion, che produce libri digitali aumentati, ossia libri che contengono all'interno dei video. E questo che vi presento è un'anteprima, nel senso che è un libro, quelli che noi chiamiamo dinamici, perché l'abbiamo pubblicato all'inizio di questo nostro percorso di scoperta di questa collezione, mano a mano verrà arricchito con i contributi di storici della moda, come ci auguriamo, di altri studiosi, di altri contenuti. Un po' di mumie. Multimediali. Aggiungeremo, comunque vi faccio vedere che cosa sono questi libri. Ça c'est quoi? Il me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Il est un mémoire d'amour. Voilà, le monde est tous les jours. Et ça fait quelque chose. Il est tendre dans mon cœur. Il me parle bonheur. C'est lui pour moi, moi pour lui, Edith Piaf. Ecco. La battona di Parigi, la più bella voce del mondo. Il grande battona, e lei lo diceva, la femme de plaisir, ma sur la rue, dans les chambres d'hôtel, sur la rue. Era così lei, però grande così, abitino nero, ma ragazzi, la voce, mica quello della Mina, ma per carità, ben altro. Se vogliamo parlare di musica, non è un problema, perché io sono figlia di una che non c'è più,
di una cantante lirica che ha iniziato con le canzonette e la chiamavano Gene Stella, con una voce stupenda. Poi invece è passata alla lirica perché meritava. Poi mio cognato Buonanima, morto anche lui come lei, gli ha rovinato la strada perché lei è andata a fare una prova alla RAI, alla EIA, e a metà del pezzo lui si è alzato applaudendo, ha rovinato il programma perché era una diretta e hanno massacrato. Infatti i miei cognati non hanno sostenuto, a parte che le mie sorelle non erano belle. Una era Miss Nana, alta 1,40, poi c'era appunto l'attrice, allora, Pettoruta. Io direi e via via. Che il politically correct è qualcosa di estraneo a Lorenzo Ringo. Cosa? Spiegamela, non ho capito, no, tanto. No, dico che nel senso che noi siamo ormai abituati a essere molto edulcorati e puliti, nel senso che quando parliamo dobbiamo evitare. E io cosa ho fatto? No, tu semplicemente hai fatto bene, tu hai detto quello che pensi, secondo puntando voi, forse secondo qualche voi, sensibilità. Le Edith Piaf chi era? Ditemelo voi. Ditelo voi, visto che io non posso dirlo. Non mi capire. No. Comunque, io direi che sono felice. Innanzitutto vorrei ringraziare gli amici dell'associazione Abito. Ne vogliamo di più, però, ne vogliamo di più. Assolutamente sì. Signora Bruna, mi raccomando. Vogliamo ringraziarvi per l'ospitalità, per averci dato l'occasione di presentare un'anteprima assoluta di questa collezione inedita, che appunto è stata anticipata. Una cosa bella. Scusate. Appena mi rientrano gli abiti, perché sono fuori in esposizione in un viaggio, uno solo, lei me lo mette in vetrina, col mio nome. Poi lei li vende e io guadagno. Ecco, io direi che comunque abbiamo fatto un tuffo nel passato, ci siamo resi conto che il passato è una cosa preziosa e questi disegni ce l'hanno ricordato. Io vorrei chiudere con una frase che anni fa era scritta, qualcuno aveva avuto il coraggio e la fantasia di scrivere, di fronte alla Triennale di Milano, sotto un ponte che c'è il canale che passa, diceva: il futuro non è più quello di una volta. Io penso che sia esattamente quello che noi stiamo vivendo in questi tempi, e comunque vorrei chiudere dicendo che comunque il futuro è il luogo abitato dalla speranza, e io vi auguro e ci auguro di finire anche questo inverno e di vestirci dei colori della moda. Tant'è. C'è uno scrittore francese che ormai è passato, è morto, che diceva questa frase che io concludo: m'accuse souvent de voir des homosexuels. È che no, on a plein de homosexuels. E per dirti, diamo una mano anche a questi che devono uscire nel mondo nuovo. Lei ha parlato del futuro. Giusto, ecco, assolutamente. Ci saranno i mariti con i mariti, le mogli con le mogli, i bambini non si fanno più, grazie a Dio, sennò quei poveri cristi qui, cosa hanno davanti? Pensate ai bambini di adesso, di 5-6 anni, io non ci sarò più, ma dove vivranno? A cavallo del missile? Questo lo faremo. Questo effettivamente. Mio socio, sai, non mi sopporta più. Non mi sopporta più. È da stamattina che entra in camera mia, perché dormo in un baldacchino bianco, perché io vivo così, e viene lì e mi dice: spero che tu non faccia stupidaggini stasera, perché mi vergogno di te. Non fare nomi dei tuoi colleghi che non ti piacciono, non dire questo, non dire quell'altro. Ragazzi, io mi sono trattenuto molto, perché avrei dovuto concludere con uno strappamento totale. Meno male. Con dei grandi strappi. Comunque. Ragazzi, perché non fai parlare un po' le signore, voi signori? Sono qua per questo. Intanto vi ringrazio tantissimo. Non ringraziare, è dovere. Grazie di essere qua. È veramente dovere, di questo racconto. Mio dovere e mio, le mie felicitazioni. Grazie. Ma chiuse su voi. Se ci sono delle domande. E hanno vergogna. Ragazzi, su, mettetevi nudi e parlate. E io farò in modo di fare le misurazioni, vincerà chi è il collo più corto. Allora. Siamo ancora in collegamento con la signora Bruna. Signora Bruna,
Quando lei era bambina, come vestiva? Con la gonnellina a pieghe. Inglese, no? Sì. Voilà. La te, Charlotte. Guarda che c'è una domanda. Avanti. Ah, guardi, lei è una persona meravigliosa, ma credo che lo condividiamo tutti, e proprio senza maschera, oggi ce n'è veramente bisogno. Una domanda che è una provocazione, ovviamente, immagino che cosa potrà rispondere. E cosa pensa degli influencer? Tipo la, esatto, la Chiara Ferragni. Esatto, oh, esatto. Donna. Ma bravi voi che andate a comprare anche il caffè suo, e lei fa soldi. Anche Pantene i capelli e lei fa i soldi. Ma ragazzi, sapete che l'arricchite voi? A differenza mia, che io do un prodotto ed è costoso, lei con delle stupidaggini, mutande di pizza con fuori la Berni, Chiara Ferragni, allora tutte le donne comprano quella mutanda lì col buco in mezzo, perché non l'ha la Ferragni, vuoi che non l'abbia io. Quello è lo scandalo. Le influencer devono morire. Ragazzi, se non cambiamo la società, andiamo avanti più, eh. Io ho visto la prima guerra mondiale, no, ma fatto da un papà che l'ha fatta, la 15-18. Io ho fatto quella del 40, ho vissuto momenti terribili. Ero molto, molto piccolo, ma potrei raccontarvi mille aneddoti della guerra del 40. Io vado a lezione di prima elementare privata, vengo via alle 19 di sera, alle 7, 3 secondi dopo una bomba, boom, morta la maestra, morto tutto il palazzo. E io sono uscito per caso. Vi pare una cosa bella? Su nomi, so più cosa di. È un disastro, è un disastro. Adesso sarà sempre peggio, ma è la società che rovina il mondo. Perché se invece di avere delle maestre, dei maestri di moda nelle scuole che non sanno fare niente, ma prendono il fior di stipendi, cosa facciamo? Capito? Non c'è niente da fare. E come stupendo a tutti quelli che sono a casa, che non fanno niente. Non appunto. Cos'è, come viene definito quello di che prendono? Ci sono altre domande? Certo. E fanno un cazzo. E non fanno niente. Ma no, è tutto sbagliato. Io avevo un amico che mi faceva felice, che era Matteo Salvini. Adesso mi mette un po' in crisi anche lui, perché non riesco più a capire se sta a gambe aperte di qui e di là a cavallo o se va dris. Non lo so. Uno che io ho voluto molto bene, ho fatto l'abito alla sposa sua moglie prima, all'amante seconda, la terza non ce l'ho fatta, che a me piace molto, la Lisa Isoardi, bellissima, purtroppo l'ha buttata via dopo 5 anni, e adesso è insieme alla figlia di un politico. Andiamo bene. Noi accompagniamo Lorenzo a vedere il negozio di Bruna, credo, stasera assolutamente. Che no, è un luogo, il negozio di Bruna è un luogo, lo conosciamo tutti, ma è un luogo, non posso dire un negozio. È il salotto quello lì. È un luogo di bellezza e di incontro. Nella raffinatezza e nello chic, è Mademoiselle Coco, lei è Coco Chanel, hai capito? Sì, ma però nel bello, non nella bassezza della poveretta. Che, ti ricordi di lei? No. Di chi? No, c'è un aneddoto molto bello di lei. Che passa con Etienne, il suo amante, sul ponte, credo fosse stato non so quale ponte, e c'è un mendicante e lei dice: mi dai per piacere un franco per il poveretto? Glielo porta, lo guarda agli occhi, era suo papà, ma lei è andata diritta. Capito come si fa nel mondo? Voilà, questo è un aneddoto che è scritto, non lo invento io. Le è passata da lì la signorina che faceva i cappellini, e poi ha preso la puttana di Parigi, l'ha messa in testa un cappello, l'ha mandata a Longchamp e ha cominciato a vendere cappellini. Hai capito? No, non è una scema, però stiamo parlando dei blogger, lei era un po' in scia, lei era un petit peu comme ça. Pas beaucoup, mais à côté. Ma è così. Io ho vestito un sacco di attrici, però non me ne frega niente, lo nominano gli altri. Io posso anche applaudire. Però per me l'unica che a me ha affascinato è stata Whitney Houston, perché di questa bellezza, se la voce era spettacolare, la bellezza di più. E mi spiace perché l'ho perduta, però lei era veramente. Poi anche tutte le altre, per carità. Anche la signora Trump, quando era magrissima. Ah, poi sapete che le ho vestite senza prendere misure, perché io sono uno dei tanti che ha il body consciousness, quindi la conoscenza del corpo.
io ti vedo, so già che taglia sei, te lo faccio, te lo metto in prova, va bene. L'ho fatto per la Trump, per la Penelope Cruz e tante altre, la Rossellini e via via. Comunque vabbè, i più grandi sono sempre il grande Valentino, che non so come sta, che mi ha detto che non stava tanto bene, il centenario Balestra, che è stato un grande anche lui, che ha 99 anni, e io se muore lui comincerò a star male, perché io ne avrei 10 di più. E vabbè, comunque i grandi sono stati quelli lì, noi qui ricordiamo, anche se recentemente su quello che hanno fatto per me, tipo come si chiama Instagram, quelle robe lì, sì. La sartoria Carosa, che è stata la prima a sfilare a Pitti, a Firenze, mi ha mandato gratulazioni e complimenti del grande maestro. Sono rimasto scioccato, la Carosa non se la ricorda nessuno, ma io sì. Una sartoria stupenda, veramente stupenda. E quindi, per dirti, vecchi colleghi che mi vedono, moderno, nuovo, a parte che oggi ho le stampelle, se no mi vedevate arrivare vestito di un colore spettacolare. Ho cercato di spegnermi, se no Marina, Romano, Luigi, botte della Madonna. Perché sei arrivato, volevo mettermi il kilt nero, che è molto bello, però avendo le gambe non più belle alla mia età, anche se molto abbronzate perché avevamo la bronzatura, l'avrei messo con un jeans bianco sotto e il kilt nero sopra, che ne ho 3 o 4 molto belli, però non si può e allora va bene così. Intanto vi faccio sapere che ho anche i kilt. Dov'è la Lica? La Lica è andata? La Lica Mafezzoli, Mafezzoli. Credo. Quella che parte del... Dov'è? Dicono è sai fuori. Che lei... Lei è sposata da uno scozzese che ha il suo clan, il suo scozzese, il suo tessuto di suo marito, sì, sì, fa parte dei vari clan. Sai, gli scozzesi non sono tutti uno, sono tanti, Mecha Clan e via via, tutti i vari nomi. Ma noi credo che andremo a vedere il negozio della Bruna, assolutamente, assolutamente. Andremo, Adesso andiamo. Ah, vuoi andare adesso? Sì. Se mi fai vedere qualche schifezza io te la dico, E magari è appena venduta nel sacchetto pronta da consegnare. No, andiamo quando ti porto l'abito da esporre. Ah, va bene. Bruna, sei d'accordo con me? Così tu ti prepari spiritualmente, sai già che se prendi una... Se si prende una botta fa niente, però ti porto uno degli abiti miei più belli, che non dico qual è, vedrai che bello che è. Lo metti sul manichino, io ti aiuto a vestirlo e lo lasci lì. E lo chiami Lorenzo e sei tu. Allora noi, chiediamo, direi di fare così, chiediamo al maestro di venire a proiettare il suo film a Mantova. Cosa dice? E in quell'occasione qua porta... Non siamo mica già qui. No, non lo so. Diceva se faremo, torniamo per una serata un altro con il tuo evento. Film. Quando vuoi. E io così avremo la vetrina, voglio con i suoi abiti. Voglio queste signore belle che... Sai, lei, io ho una maculopatia, quindi sto per perdere un occhio. Però fa niente, di qui vedo benissimo. E non riesco a vederle tutti bene. Non è l'età, perché la maculopatia è da 10 anni che ce l'ho. Quindi... E quindi proseguiamo questo, cosa dite? Intanto grazie di essere qua. Grazie per il vostro lavoro che spero diventi un patrimonio per l'umanità. Marina va ringraziata perché è la mia donna e cultura. Sì. Non è la mia donna immagine, è la mia donna cultura. Alica? Perché no? Brutta. Grazie. Avete il mio manager com'è? Bravissimo. Ma tu non sai che tutte le cose